Oh, dice Federico Garofalo, finalmente i macchiaioli. Devi sapere infatti che io ho deciso di fare questa serata perché ho visto che vi è piaciuta la serata, insomma, di arte che ho fatto recentemente. Mi sembra su Eugène Delacroix, se non erro. E allora, siccome ho in cantiere comunque tante, tante serate anche di storia dell'arte, abbiamo messo anche queste, insieme a tutte quante le nostre programmazioni che prevedono, come ben sapete, allora delle serate sia di storia, storia medievale, e andremo nell'anno 1000 decisamente con le prossime lezioni, sia di storia moderna, siamo al dispotismo illuminato nel 700, la prossima lezione, sia di letteratura, sto leggendo La peste di Camus, prossima lezione, e leggerò delle poesie di Parini e di Carducci, sia di musica, perché come vi stavo spiegando è prevista la serata Queen, prima parte, poi la serata De Gregori, la serata Queen, seconda parte, via così alternate, una serata di musica straniera e una serata di musica italiana. Bene, direi che possiamo quindi iniziare, diciamo, la nostra premessa è stata fin troppo lunga, è il momento di iniziare con la nostra serata di arte. I macchiaioli, il realismo in Italia, la pittura macchiaiola. Ecco, abbiamo usato come sfondo di una delle nostre slide, uno sfondo molto sfumato, uno dei famosi quadri, insomma, di questi macchiaioli e dobbiamo cominciare con parlare delle anticipazioni. In realtà, quello che realizzeranno i macchiaioli a partire dal 56, dal 1856 in poi, è stato lievemente anticipato da alcuni pittori romantici o realistici. C'è, dal punto di vista tecnico, intendo dire, c'era forse già un qualcosa che preannunciava i macchiaioli, ma c'è un grosso, diciamo, cambiamento nel momento in cui si diventa consapevoli appunto di questo cambiamento, di questa tecnica nuova della macchia, chiamiamola così, e di questa modalità diversa e nuova di realismo. Ecco, per esempio, si potrebbe considerare uno degli anticipatori più importanti del movimento dei macchiaioli, appunto, parlando di Domenico Morelli. Scusate, devo intanto rispondere la domanda del nostro amico Simone Paoleschi. Prof, quando tornerà, che diretta farà? Allora, sono già presenti su YouTube e su Facebook, quindi avviso anche gli amici di Instagram che la prossima mia diretta sarà venerdì 30 luglio, sarà su Serata Queen, quindi Serata Queen prima parte di musica, mentre domenica 1 luglio è prevista una diretta speciale con un ospite, il presidente della biblioteca di Albuzzano, Alessandro Regazzoni. Il tema sarà Federico García Lorca, quindi la poesia spagnola del Novecento. Ecco, quindi il 30 luglio e il 1 agosto sono già stati programmati. E poi di sicuro farò il 3 agosto, il 5 agosto, il 7 agosto, riprenderò, diciamo, l'andatura biserale, chiamiamola così, cioè di 48 ore in 48 ore, dal 30 luglio fino al 7 di agosto. Dal 7 di agosto è possibile che abbia un'altra settimana di ferie in montagna, esattamente come quella che inizierò domani. Spero di essere stato chiaro, quindi ricordiamoci, Simone Paoleschi, venerdì 30, serata qui in prima parte, e domenica 1 agosto, Federico García Lorca. Bene, allora parliamo un attimo di Domenico Morelli. I contemporanei lo ritennero uno dei maggiori pittori italiani dell'Ottocento, soprattutto per le opere di tema storico. La scelta di soggetti di questo genere, più vicina al romanticismo che al realismo, finirà per allontanarlo dall'ambiente napoletano. Ecco, possiamo quindi considerare Domenico Morelli un pittore romantico. Morelli sarà attivo a Firenze, a Milano, in Francia, diventando internazionale. La maggior parte della sua produzione è costituita dai ritratti. Al di là dell'atteggiamento teatrale dei personaggi da lui dipinti,
Bisogna riconoscere a Morelli il merito di aver dato vita a un luminismo sfaccettato, a macchie, in qualche modo di origine tiepolesca, che avrà un peso non indifferente sulla formazione dei pittori macchiaioli a Firenze. Quindi abbiamo trovato, ad esempio, proprio in Domenico Morelli, una sorta di anticipatore del movimento dei macchiaioli. Ma è arrivato il momento, sono delle timide anticipazioni, se vogliamo. È arrivato il momento di parlare della scuola, dei macchiaioli. Ed è un quadro di Giuseppe Abati, il chiostro di Santa Croce a Firenze, no? Che è stato realizzato nel 61, 1861, e che si trova nel Museo degli Uffizi a Firenze, abbastanza vicino, direi, a Santa Croce, che farà da sfondo alla nostra introduzione ai macchiaioli. Ecco, le vedete queste campiture rettangolari, questi colori così netti e non sfumati in genere, no? Ecco, questo è ciò che caratterizza il movimento dei macchiaioli. Ecco quindi un quadro tipicamente macchiaiolo. Ecco, possiamo notare quindi una differenza rispetto al quadro di Morelli che abbiamo visto prima. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una scuola, oppure di un movimento pittorico, di un movimento artistico, l'unico che nel panorama dell'Ottocento meriti forse veramente il nome di scuola in Italia, sia per la comunità di intenti che lega i componenti del gruppo provenienti da diverse regioni e tradizioni artistiche, sia per la qualità complessiva dei risultati pittorici raggiunti. Cioè, intendo dire questo, possono esserci magari dei macchiaioli, allora, più famosi, più riconosciuti, se vogliamo, anche a livello artistico, come davvero dei maestri, che sono essenzialmente tre, cioè Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e Silvestro Lega. Poi ci sono altri macchiaioli riconosciuti comunque dei grandi pittori. Può darsi che ce ne siano altri che hanno partecipato a questa scuola pittorica e siano di qualità artistica leggermente inferiore, ma tenete presente che in generale la valutazione, il giudizio dei critici sui macchiaioli è andato crescendo nel corso di un secolo e passa, ovviamente, no? Da quando è nata questa corrente, questa scuola pittorica. È sempre di più valorizzata, dovete sapere questa cosa. È sempre di più riconosciuta come una grande, importante scuola. Possiamo dire che a livello artistico, ecco, rappresentano una vetta, tra virgolette, dell'arte italiana nell'Ottocento, così come il verismo lo è a livello letterario, diciamo. Benissimo. Quando e come nasce questa corrente dei macchiaioli? Abbiamo parlato di alcune anticipazioni. In realtà, che cosa succede intorno agli anni che vanno dal 48 in poi? Ecco, dal 48 in poi comincia a formarsi un gruppo di pittori, soprattutto proprio nell'Accademia di Arte di Firenze, che sono un pochettino critici con i loro professori, i professori accademici che puntano molto sulle sfumature, ad esempio, alla Leonardo. O comunque, in generale, sono spesso classicisti, quindi invitano i pittori a copiare dai classici come avevano sempre fatto tutti, no? Fino ad allora, nell'Accademia. Siamo andati all'Accademia, no? Di Firenze. Questo lo potete capire chiaramente, anche semplicemente con i modelli che avevano davanti, tra l'altro ottimi, straordinari modelli che avevano davanti questi pittori. Nel frattempo succede che alcuni francesi viaggiano in Italia, vanno appunto soprattutto a Firenze, ad esempio Degas, Manet, Ingres, vabbè, Ingres siamo già più o meno all'interno di quella, come dire, di quella scia, di quella strada, possiamo dire, di quella tendenza neoclassica. Ma con Manet e Degas incominciamo ovviamente a essere su un terreno che inizia a essere sicuramente rivoluzionario, di cambiamento. Allora, stavo dicendo che, come dire, nel 1855 alcuni di questi pittori, di questi amici che erano anche, chiamiamoli studenti universitari di accademia, mettiamole così, no?
Alcuni di essi partono e vanno a Parigi. Uno di questi è Diego Morelli, che poi diventerà il pittore amatore, quasi mecenate, dei macchiaioli. Andarono, dicevo, a Parigi a partecipare all'Esposizione Universale del 1855. Tra i vari opere che loro ammirarono ci furono quelle di Courbet. Courbet era un pittore realista, non so se avete visto, per esempio, l'Angelus, no? Di Courbet. Ne abbiamo parlato, perché abbiamo già fatto delle lezioni di storia dell'arte su appunto alcuni di questi pittori francesi, tra cui appunto Courbet. In realtà non era stato molto apprezzato dagli organizzatori dell'Esposizione Universale. L'Esposizione Universale era nata anche per esaltare l'impero di Napoleone III, o comunque il nuovo corso politico di Napoleone III, quindi abbastanza trionfalistico. È chiaro che quadri come quello di Courbet, che rappresenta, non so, contadini, per esempio quei due contadini, vi ricordate che si fermano a mezzogiorno per dire l'Angelus, o comunque che rappresentano una realtà molto umile, non erano molto apprezzati. Ma Courbet fece una cosa che poi fu imitata, come ben sappiamo, dai pittori impressionisti qualche anno dopo, no? Essendo stato un rifiutato anche lui, come accadrà almeno 10 anni dopo circa agli impressionisti, decise di esporre lo stesso, ma non nei luoghi, diciamo, come dire, convenzionali dell'Expo, dell'Esposizione Universale, no? Allora, i nostri pittori che provengono dall'Italia osservano in particolar modo proprio i suoi quadri, sono colpiti da quei quadri di Courbet e quindi tornano a Firenze pieni di nuove idee. L'idea principale e fondamentale è quella di superare il romanticismo, cioè una pittura ideale, ecco, fatta di gesti eroici, fatta di emulazione dei classici, spesso in chiave appunto eroica, vitalistica o comunque, diciamo, appunto di quasi, avete un po' in mente di alfierismo, chiamiamolo così, no? Cioè di grande lotta contro i tiranni. Ma vista in una maniera un po' retorica, ecco. Tutto questo doveva essere superato con una pittura che doveva essere una pittura del reale, senza idealizzazioni. Questa è l'idea fondamentale che hanno questi amici, che si ritrovano con gli altri che erano rimasti a Firenze e non erano partiti per andare a Parigi nell'Expo del 55, ed elaborano proprio in questi anni, intorno al 56, elaborano questa poetica nuova, la poetica dei macchiaioli. Incominciano a dipingere senza badare troppo ai dettagli, ai contorni e alle sfumature. E tutto questo sicuramente non piaceva ai critici d'arte. Per i critici d'arte un quadro era veramente artistico quando c'erano dei dettagli precisi, delle sfumature. Ho fatto l'esempio alla Leonardo, no? Giusto per capirci, perché penso che, insomma, conosciate, insomma, queste tecniche raffinate, i pastelli, le sfumature, certi contorni e linee, no? Ebbene, tutto questo non interessava a questi pittori. È chiaro che con l'andare del tempo, sia da parte dei critici, sia da parte di questi stessi pittori, emerse chiaramente una caratteristica che era quella della nuova pittura. Era una pittura a macchie. Ecco perché il termine di macchiaioli, che si trovò poi scritto sulla Gazzetta del Popolo qualche anno dopo, intorno al 61, proprio l'anno, diciamo, dell'unificazione d'Italia, era una specie di termine dispregiativo, denigratorio nei confronti dei pittori appunto in questione. Invece i pittori in questione, soprattutto Telemaco Signorini, adesso vedremo, accettarono di buon grado questo termine. Cioè i critici lo pensavano in modo dispregiativo, come a dire, ma questi non stanno facendo dei disegni, stanno facendo delle bozze, stanno mettendo giù delle macchie di colore e basta. Manca tutta la, come dire, la resa artistica,
L'opera d'arte vera e propria per questi critici era tutta nei dettagli, no? E invece questi buttano giù così di getto delle macchie. Ebbene, questi pittori invece risposero: è vero, noi siamo macchiaioli, nel senso che noi lo facciamo deliberatamente questo. Cioè, noi non vogliamo mettere sulla tela una copia, un'emulazione dei grandi pittori che ne so, del Rinascimento. Sto facendo un esempio abbastanza pertinente comunque, no? No, noi vogliamo rappresentare la realtà e la realtà appare a noi come insieme di getti di luce. Ecco, attenzione a questa cosa, che loro elaborano nel 56, anticipa pertanto di 10 anni e passa quello che poi scriveranno e diranno gli impressionisti in Francia. Molti, diciamo anche dei critici italiani contemporanei, in una maniera fin troppo orgogliosa, se vogliamo, sottolineano questo aspetto, cioè la primogenitura dei macchiaioli rispetto agli impressionisti. Molti altri però vogliono marcare una certa differenza ed una maggiore consapevolezza, tra virgolette, e anche, diciamo così, della riflessione artistica da parte degli impressionisti. Sta di fatto che c'è un'analogia. Non possiamo dire, come hanno detto alcuni, ecco, i macchiaioli sono gli impressionisti italiani. Sono altro, ecco, dall'impressionismo. Ma è un altro che ha parecchi punti in comune. Bene, mi sembra di avervi detto già delle cose importantissime. Insomma, intorno agli anni 50 abbiamo un gruppo di giovani artisti che avverte la volontà di riformare in senso europeo i generi pittorici, per esempio del romanticismo storico, a cui ormai quasi tutti i più evoluti tra loro avevano aderito. Superare però, ecco, questo romanticismo storico, superare Hayez, non so come dirvi, no? Come più o meno in quegli stessi anni vedremo sia i veristi sia gli scapigliati, prima gli scapigliati, poi i veristi, volevano, intendevano superare il romanticismo, intendevano superare Manzoni. Bene. Ecco, l'anno cruciale, abbiamo detto, di questi eventi innovatori fu il 1856, cioè l'anno dopo dell'esposizione universale del 55 a Parigi. È in quest'anno, infatti, che questi giovani si riuniscono in un caffè che era nato da poco, quindi in un locale che era nato da poco, un locale popolare, non un locale, diciamo, di persone di alto lignaggio, no? Era il caffè Michelangelo. Oppure, come dicono i toscani, lo chiamavano così, Caffè Michelangelo. E noi in Toscana diciamo Michelangelo. Voi come dite in Lombardia? Dite Michelangelo? No, noi diciamo Michelangelo. Ecco. Comunque, adesso a parte gli scherzi. Insomma, questi giovani avvertirono con nettezza la necessità di confrontare il loro operato con ciò che stava succedendo in ambito europeo. Prima ho citato il 48, proprio per dire che questi giovani sono praticamente tutti entusiasti della ascesa, come dire, degli sviluppi, ecco, del risorgimento italiano, e quindi in maniera entusiastica avevano già aderito alcuni di essi ai moti del 48, o addirittura avevano già combattuto nella prima guerra d'indipendenza. Ancora di più lo fecero nella seconda guerra di indipendenza, quando passarono le truppe francesi e si unirono a quelle piemontesi per vincere gli austriaci in questa seconda guerra di indipendenza, che fu, come dire, importantissima per, il completamento del progetto di unificazione italiana. Ecco, qui per esempio possiamo vedere un altro quadro che ci mostra proprio. Abbiamo detto queste macchie di colore, ecco, per esempio, i Tetti al Sole di Raffaello Sernesi, che si trova nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma. È un altro esempio, no, di questo tipo di pittura, no? A macchia. Insomma, la semplificazione delle strutture essenziali, il prescindere dal disegno
e dal chiaroscuro inteso appunto nel senso che vi ho detto prima, praticamente della sfumatura, no? E invece ci sono colori che appunto chiari e scuri che si alternano a blocchi contrapposti, se vogliamo, nei quadri dei macchiaioli. Perché in natura non esistono i contorni, ecco quello che pensano, insomma, come dire, i nostri macchiaioli. Ecco, in questa diapositiva possiamo notare la posizione del Granducato di Toscana nell'Italia del tempo. Dobbiamo immaginare, come contesto storico, un'Italia che ancora, quando i macchiaioli incominciano ad operare, ancora non è unificata. E abbiamo il regno del Lombardo-Veneto a nord sotto il controllo austriaco. Anche il Granducato di Toscana, effettivamente, è sotto una dinastia, diciamo, Asburgo-Lorena, insomma, asburgica. Tuttavia, si tratta in questo caso di granduchi, insomma, di signori illuminati, ecco, quindi anche una liaison, diciamo, un aggancio con quanto spiegheremo nella prossima lezione di storia moderna riguardo il dispotismo illuminato. Insomma, Firenze era un luogo di grande, di vivace cultura aperta all'Europa. Facciamo un esempio: il gabinetto Bussieu. Bussieu era un intellettuale che a Firenze raccoglieva presso una biblioteca praticamente artisti intellettuali dell'epoca, senza, come dire, emarginare o restringere il campo o tenere troppo a quelli che erano i dettami dei politici. Ecco, lo saprete perché magari sapete benissimo che nella Firenze di qualche decennio prima era passato anche Leopardi, no? E aveva anche una rivista, questo tale Bussieu, che si chiamava L'Antologia, che rappresentava proprio questo spirito libero di questi intellettuali. Pensate che, per esempio, qualche anno dopo, in un certo senso, inizierà una narrativa nuova a Firenze, passerà Giovanni Verga, no? Stavo dicendo, quindi, c'è un ambiente diverso, diverso senz'altro dallo stato della Chiesa, dove c'era ancora il potere temporale dei papi nell'Italia centrale, oppure diversa rispetto al regno delle Due Sicilie, ancora in mano ai Borboni. Aveva insomma il Granducato una propria autonomia politica e culturale. Il Granduca Leopoldo garantiva ai suoi sudditi un governo moderato e non repressivo. Firenze, pertanto, è una delle capitali culturali più libere e attive d'Italia, punto di riferimento sicuro e stimolante per tutti gli artisti e perseguitati politici costretti al silenzio e alla fuga dagli altri governi. Giusto per darvi un'idea, intorno al 60 incomincia a girare per la città la notizia che Firenze potrebbe diventare capitale del nascente Regno d'Italia, come avverrà effettivamente qualche anno dopo anche per volere dei francesi. Allora, stavamo parlando del Caffè Michelangelo e andiamo a vedere quindi questo dipinto. Anche questo è un dipinto proprio tipicamente macchiaiolo. E il Caffè Michelangelo, ecco, vi ricordate quello che vi dicevo prima su come lo chiamavano di fatto i fiorentini questo caffè, non Michelangelo, ma Michelangiolo, di Adriano Cecioni, che è uno di questi artisti macchiaioli. L'ha dipinto nel 1867 circa, ma ci fa capire bene di che ambiente si tratta. Si trattava di un locale dove non si andava semplicemente a bere caffè e basta, ma ci si fermava. Ci si fermava per chiacchierare. Questo è un vero e proprio salotto. Certo, non è un salotto di un grande palazzo nobiliare, ecco. Anzi, abbiamo detto che è un locale popolare, essenzialmente. Però proprio uno di questi locali interni del Caffè Michelangelo diventa il luogo di raduno, di discussioni, appunto, di questi macchiaioli. Sono artisti provenienti soprattutto dalla Toscana, ma non solo. Adesso vedremo la Liguria, l'Emilia-Romagna, insomma da gran parte dell'Italia, che si riunivano lì in Via Larga, diventata se non sbaglio poi Via Cavour, tra il 1855 e il 1867.
con l'idea di creare insieme qualcosa di nuovo, una pittura anti-accademica, per esempio, che dovesse riprodurre l'impressione del vero. Ho usato questo termine, l'impressione, che così fa un po' venire in mente, no? Quasi come se io dessi ragione a quelli che parlano dei macchiaioli come impressionisti italiani. Comunque, è vero, c'è questo intento realistico, cioè questi pittori vogliono cogliere il senso più che l'apparenza delle cose, la realtà delle cose, attraverso una tecnica abbreviata e diretta della macchia. Come vedete, ecco qua, i volti sono appena abbozzati, mancano i dettagli dei volti. È quello che i critici dicevano è un difetto, insomma, di questa pittura. È invece ricercato apposta, perché quella è l'impressione che ti dà un volto, no? Quando la vedi come un flash, no? In un certo senso è come anche un'anticipazione della fotografia, no? Cioè non è il primo sguardo, non è uno sguardo già così ricco di particolari, così ricco di dettagli. In questi tempi la saletta del Caffè Michelangelo di Via Larga, oggi Via Cavour, era affollata di giovani talenti. Qui gli artisti amavano scambiarsi le idee al di fuori di ogni regola scolastica e accademica, in un'atmosfera forse confusionaria e irrequieta, ma densa di stimoli e dei fermenti creativi. Chi ebbe l'intuizione, no, di dare a questo gruppo di amici di pittori il termine di macchiaioli? L'abbiamo già detto. Telemaco, signorini, leggendo sul Giornale del Popolo, se non erro, no? O la Gazzetta del Popolo, questo articolo di forte critica negativa nei confronti di questi pittori dice: no, teniamolo buono questo nome di macchiaioli. E quindi in maniera ironica vanno ad accettare questo termine usato in senso dispregiativo da parte della stampa del periodo, come a dire: è vero, noi vogliamo essenzialmente che sulla nostra tela ci siano delle macchie di colore, che non ci sia appunto, dicevamo, quel dettaglio, no? Ritorniamo a vedere il quadro di Cecioni, che tra l'altro, oltre a essere un pittore, insieme a Telemaco Signorini, era stato uno dei più importanti, pensatori, ecco, di questo movimento. Infatti, Adriano Cecioni, teorico e critico del movimento, disse che l'arte consiste nel rendere le impressioni che ricevevano dal vero col mezzo di macchie di colori, di chiari e di scuri. Poi, accanto a loro, come grande teorico del gruppo, dobbiamo indubbiamente mettere Diego Martelli. Mi sembra che questo quadro che Diego Martelli dipingeva anche, però gli sia stato dipinto da un pittore veneziano, se non erro. Comunque, sta di fatto che Diego Martelli è una figura importantissima per il movimento dei macchiaioli, nel senso che lui, appunto, era questa figura di pittore amatore, non era l'unico, ce n'erano altri, di pittori amatori, artisti amatori, cioè che oltre a produrre opere d'arte, amavano anche collezionarle, le opere d'arte di altri. Ecco, abbiamo detto che lui era andato a Parigi nel 1855. Al suo ritorno, al ritorno da Parigi, insomma, Diego Martelli, anima intellettuale del gruppo, nel corso di un'importante conferenza fatta a Livorno, questa volta sugli impressionisti, quindi parliamo addirittura del 1879, parla del Caffè Michelangelo, descrivendolo, ormai erano terminati quegli incontri in quel salotto del Caffè Michelangelo, descrivendolo come un luogo ricco di riflessioni, di discussioni sui problemi dell'arte e di come la cultura figurativa locale si fosse diffusa, uscendo così dai limiti della provincia toscana, internazionalizzandosi. E quindi il primo che cerca di dare dignità internazionale. Non sarà facile. Nei primi decenni, per esempio, mentre gli impressionisti, dopo un primo momento, appunto, refusé, salon des refusés, primo momento in cui erano stati rifiutati, anche loro, insomma, dall'arte accademica, ebbero poi un riconoscimento a livello internazionale. Mentre i macchiaioli, il riconoscimento lo ebbero più che altro o a livello addirittura locale o al massimo nazionale.
Questo riconoscimento internazionale forse lo si sta avendo davvero solo in questi ultimi tempi, dobbiamo dirlo. Ma Diego Martelli aveva intuito che c'era qualcosa davvero che andava al di là, insomma, di un piccolo gruppo, tra virgolette, di pittori toscani. In sintesi, il movimento dei macchiaioli afferma che la forma non esiste, ma è creata dalla luce. E che l'individuo vede tutto il mondo circostante attraverso forme non isolate dal contesto della natura e quindi come macchie di colore sovrapposte ad altre macchie di colore, perché la luce colpendo gli oggetti viene rinviata al nostro occhio come colore. Ecco, provate a vedere questo quadro, il quadrato di Villafranca, detto anche esercitazione di tiro, che è stato realizzato da Giovanni Fattori tra il 1876 e 1880, e ditemi se non è vero questo. Vedete che la realtà ci appare così. Noi riusciamo a distinguere, scusate, i soldati in esercitazione in questo quadro, ma lo vedete come sono appena appena abbozzati. Non vi sembra che questo quadro abbia qualcosa di, come dire, di molto in comune con gli impressionisti? Insomma, il punto di partenza di questo movimento è che nella realtà non esistono né il disegno né la linea del contorno. Il nostro occhio è colpito dai colori organizzati in masse contrapposte. Il passaggio da un oggetto all'altro avviene attraverso un cambiamento di colore, non attraverso una linea, un contorno. La pittura deve ricostruire la realtà per masse di colore, per macchie, appunto. Il disegno e il chiaroscuro, quindi chiaroscuro, appunto, come vi dicevo prima, nel senso anche delle sfumature, tendono a sparire fino ad arrivare all'impressionismo. E qui il discorso che vi dicevo fanno alcuni studiosi critici che dicono che addirittura il movimento dei macchiaioli è anticipatore rispetto all'impressionismo. Effettivamente, l'impressionismo prende le mosse anche da questo, se vogliamo. Certo, prende le mosse anche da altro, eh. Ha forse dei fondamenti anche, se vogliamo, filosofici, quindi teorici in genere, più complessi. Comunque, anche l'impressionismo, che è successivo appunto come incipit al movimento dei macchiaioli, viene influenzato e infatti nacque più tardi. Fu informato di queste nuove tendenze dalle frequenti visite a Parigi degli artisti italiani oppure in Italia di artisti appunto francesi. Chiaro che questo quadro però è un po' anche un gioco di rimando, no? Realizzato tra 1876 e 1880, è un quadro macchiaiolo impressionista, se vogliamo, no? Cioè che risente a sua volta di quella rivoluzione, no? Artistica che si ebbe poi in fondo anche con l'impressionismo. Ecco qui un altro quadro, diciamo, macchiaiolo un po' sfumato. Era solamente per dirvi quali sono i luoghi preferiti dai macchiaioli, sono le campagne, la campagna intorno a Firenze, per esempio, vicino a Settignano, oppure a Livorno, la costa di Livorno, vicino a Livorno c'è Castiglioncello e anche l'interno del Livornese. Da Livorno poi verso sud parte la Maremma che arriva fino al Grossetano, poi ancora la campagna senese. E ci sono dei quadri di Staggia, che è un posto appunto nei pressi di Siena. E poi ancora in Liguria, per esempio, diciamo così, le coste della Liguria, i pescatori, le barche, La Spezia in modo particolare, che è una città ligure ma molto molto vicina alla Toscana. Le Cinque Terre, ci sono dei quadri su Rio Maggiore, che è una delle Cinque Terre. Adesso andiamo ad elencare quali sono i principali esponenti della pittura macchiaiola. Quindi possiamo dire che per quanto riguarda l'arco di tempo, dell'attività artistica di questi macchiaioli, abbiamo detto che partendo più o meno dal 55-56, i macchiaioli ebbero per i primi 10 anni una sorta di grande decennio di entusiasmo, anche di formazione, di elaborazione teorica, abbiamo detto di dialoghi fra di loro,
E poi, negli anni 60-70, il massimo periodo di attività artistica del movimento. Poi, dagli anni 80 in poi, una sorta quasi di fase finale del movimento, che vede anche alcuni di questi esponenti andare in direzioni anche parzialmente diverse, no? Ulteriori sviluppi, se vogliamo, no? Che poi possono portare fino al divisionismo di Pellizza da Volpedo, un altro importantissimo pittore dell'Ottocento, o altra pittura realistica di fine Ottocento. Insomma, comunque una fase finale, insomma, del movimento dei macchiaioli. I temi dominanti sono i motivi all'aperto, i pascoli, la vita nei campi, nei borghi, i costumi locali, le marine, gli ambienti urbani, i ritratti, gli interni, la vita domestica, gli edifici monumentali, i fatti d'arme legati al processo di unificazione, anche certe volte le rievocazioni letterarie, ma quasi come una sorta di eccezione che conferma la regola. Cioè non troverete mai dei quadri macchiaioli di ninfe, di fauni, di putti, insomma, di figure iconografiche della tradizione. Adesso mi trovo un po' in difficoltà, sinceramente, perché è finita praticamente la mia prima parte della spiegazione e sono arrivato in buona sostanza anche alla fine del mio tempo a disposizione. Quindi io direi di assolutamente dividere in due parti questo incontro, perché adesso mi rimane tutta una parte enorme riguardo ai vari, come dire, esponenti a partire da Giovanni Fattori, abbiamo detto Teorema con Signorini e Silvestro Lega, i tre più importanti, ma poi anche quadri di altri pittori. E non avrei mai pensato di arrivare ormai quasi al limite, appunto, ricordate che le 21:35 sono generalmente il patto con mia moglie, il termine di queste video dirette. Quindi di per sé non posso assolutamente iniziare questa nuova parte e quindi la rimando senza alcun dubbio ad un prossimo incontro che intitoleremo quindi I Macchiaioli seconda parte, perché abbiamo utilizzato tutto questo tempo solo ed esclusivamente per fare l'introduzione di questo movimento e quindi ci riserviamo questa seconda parte per la cosa più bella, probabilmente, cioè quella di parlare non solo dei singoli esponenti, che questo può interessare fino a un certo punto, ma soprattutto per vedere e commentare i loro quadri. Bene, ragazzi, amici, carissima Noemi Sartore che ci ha raggiunto nel frattempo, Dicky Fi che ci ha raggiunto su Instagram. E tantissimi altri amici che hanno scritto i loro commenti su YouTube che adesso vado a leggere. Quindi, i macchiaioli ho già spiegato bene qual è in buona sostanza il loro arco temporale. Purtroppo, scusate la mia ignoranza, ma non conosco invece i termini temporali della scuola di Barbizon, vado subito a leggere che è iniziata nel 1830, per cui, ah, ecco, stavo parlando di Courbet, Millet, scusate, era Millet, penso, che ha realizzato l'Angelus. Ecco, non è Courbet, prima devo aver fatto un errore, eh. Andiamo a vedere, infatti, questa bellissima pittura. Andiamo a vedere, assolutamente Millet. Eccolo qua l'Angelus. L'Angelus è di Jean-François Millet. È stato realizzato tra il 58 e il 59, si trova al Museo d'Orsay di Parigi. Quindi la scuola di Barbizon è una scuola realista precedente rispetto a quella dei macchiaioli. Bene, abbiamo quindi risposto alla prima domanda impegnativa del nostro amico Melvin Johnson. Poi altre domande. A proposito di Federico García Lorca, farà anche dirette sulla letteratura spagnola? Ma certo, io faccio delle dirette sulla letteratura tedesca, francese, inglese e anche su quella spagnola, indubbiamente, ma non da adesso, insomma, nel senso che ho fatto tante, diciamo, dirette. Adesso guarda, non ho qua l'elenco, però basta andare semplicemente qua sull'Internet
sul mio sito A Tutta Scuola, lo faccio vedere in diretta. Ecco, qua andando su A Tutta Scuola potrete notare che si trova qua sotto l'elenco delle mie lezioni, Prof. Gaudio, lezioni video e audio. Basta andare in, per esempio, non so, possiamo fare antologia, non so, diciamo un po' antologia, racconto e romanzo. Ecco, l'antologia si divide però giustamente in racconto romanzo, testo poetico. Andiamo al racconto romanzo, testo narrativo, e giusto per farti un esempio, visto che mi hai stuzzicato, mi hai detto letteratura spagnola, tieni presente che io ho già fatto delle lezioni su, adesso dico i nomi, Miguel de Cervantes, Fernando Savater, e sono scrittori spagnoli. E poi su scrittori che hanno scritto in spagnolo, ma sono di paesi sudamericani, cioè Gabriel García Márquez, colombiano, Jorge Luis Borges, argentino, Julio Cortázar, scusate, argentino, Roberto Bolaño, cileno, Luis de Sepúlveda, cileno, Isabella Allende, cilena, e Roberto Arlt, argentino. Bene. Poi andiamo avanti. Giuseppe Abbati è proto-macchiaiolo. Giuseppe Abbati è macchiaiolo, assolutamente. La scuola di Barbizon e Machiavelli possono essere considerati contemporanei. La scuola di Barbizon si è sviluppata tra gli anni 30 e 70 dell'Ottocento e Machiavelli tra 55 e 67. Quindi sono partiti dopo i Machiavelli. Anzi, abbiamo detto che uno dei momenti di partenza dei Machiavelli è proprio l'esposizione universale, in particolar modo i quadri di Courbet, che era uno della scuola di Barbizon. Poi, pilastri fondamentali della poetica macchiaiola. Bravissimo, Federico mi sta aiutando, mi ha aiutato a rispondere ai dubbi di Melvin Johnson. Poi, macchiaioli e impressionisti sono come veristi e naturalisti, con i dovuti distinguo fra le arti diverse. Ciao Ivano, intanto. Poi ancora, i macchiaioli volevano ripristinare il senso del vero? Sì, assolutamente, in questo sì, senz'altro anche con impressionisti, veristi, naturalisti, eccetera. Riprodurre la sensazione stessa della luce. Sì, Melvin dice, bravissimo, grazie Federico Garofalo, mi hai aiutato a dire questi che sono, del resto, l'abbiamo già detto, le analogie tra macchiaioli e impressionisti. I macchiaioli, scrive Federico, volevano rappresentare la realtà però con delle leggi ben precise, invece gli impressionisti volevano rappresentare l'immediatezza concentrandosi sul paesaggio. Ecco, questo per esempio, bravo Federico, è una bella differenza fra macchiaioli e impressionisti. Come abbiamo appena finito di dire, infatti, i macchiaioli dipingono anche interni, dipingono anche la vita domestica, dipingono anche ritratti, dipingono anche fatti d'arme, mentre è chiaro che con gli impressionisti prevarrà l'en plein air, il paesaggio. Benissimo. L'avvento della macchina fotografica del 1850 Dal 1850 in poi costringerà via via le scuole pittoriche ad allontanarsi dal realismo e dal classicismo per diventare sempre più astratte. Il futurismo in Italia, senz'altro, no? Ovviamente, però, qui siamo ben prima del futurismo, dell'astrattismo del Novecento. Siamo nell'Ottocento, stiamo riflettendo su queste scuole che effettivamente non sono più così interessate al dettaglio. Anche potremmo utilizzare Pierre Per questo tuo intervento, anche perché ormai dal 1850 c'è qualcosa, la macchina fotografica, che può riprodurre il dettaglio meglio, se vogliamo, di un pittore, o comunque in un modo, come dire, piuttosto particolareggiato. Dirette tutto agosto, le dirette sono, ripeto, dal 30 luglio al 7 agosto. Già programmate, 30 luglio, serata qui in prima parte, 1 agosto, Federico García Lorca, poi ce ne saranno altre fino al 7 agosto. Dal 7 agosto fino al più o meno al 15 agosto potrebbe esserci un'altra mia settimana di ferie. Dal 17 agosto, volevo dire, in poi si può dire, sono assicurate nuovamente le dirette tutte le sere alternate però fra di loro, quindi sarà 17, 19, quelle sicure sono 30 luglio, 1, 3, 5, 7 agosto, poi
poi dal 17 agosto fino alle prossime ferie. Benissimo. Va bene, Luigi. Ciao ciao, Federico Garofalo. Si può dedicare una diretta a Rodin, me lo scrivo. Sicuramente uno scultore eccezionale, importantissimo Rodin. Quindi scrivo anche questa e quindi vedremo di farla in futuro. Giusto dividere in due assolutamente questa lezione su Macchiaioli perché, ripeto, sto studiando Macchiaioli da una settimana e sono riuscito a dire solo un terzo, si può dire, di quello che avevo intenzione di dire. Quindi mi viene davvero voglia di dividerla non in due, in due dirette, ma in 4-5 dirette, cioè una su Giovanni Fattori, una su Telemaco Signorini, una su Silvestro Lega, eccetera, eccetera, eccetera. Buona serata Luigi, complimenti per questa prima parte, grazie a te Federico perché mi hai seguito insieme ad Antonella, insieme a Melvin Johnson, a Enzino Lorro, a Pier Pier, insomma a tutti gli amici che mi hanno seguito, per esempio Quaderni, forse Federico Garofalo stesso, non mi ricordo bene, Maurizio Peruzzetti che mi hanno seguito su YouTube, tutti gli amici che mi hanno seguito su Instagram, il mio grande amico Ivano Conti, anzitutto, che è un grande discografico, il mio discografico, insomma, Simone Paoleschi, e poi Diki Fee, Noemi Sartore, grandissima maestra, nonché funzione strumentale per il piano triennale dell'offerta formativa, e tutti quelli che mi hanno seguito o mi seguiranno da Facebook. Terminiamo intanto proprio il video in diretta su Facebook, terminiamo però anche il lo streaming su YouTube, mi troverete sul canale YouTube e terminiamo anche su Instagram.